Eccoci qua a pagina 89. I competitor ci influenzano? Per evitare definizioni composte da troppe parole o terminologie poco utilizzate, in questo libro mi sono dovuto allineare ai termini che siamo abituati a usare. È stato così per i termini vincente e successo, ed è così anche per il termine competitor. Forse precisarlo è superfluo, ma naturalmente quest'ultimo va inteso sia al singolare sia al plurale, a seconda del contesto della frase, poiché in italiano si preferisce non aggiungere la desinenza S o ES per il plurale dei termini inglesi. Pensa alle parole film, bar, sport, eccetera. In questo libro abbiamo usato il termine competitor per indicare chi svolge un'attività simile alla nostra. Siamo partiti dagli altri concorrenti della gara di pesca, ricordi? Ora, nell'osservazione del o dei competitor, dobbiamo stare molto attenti a non cadere in fallo e farci del male da soli. Solitamente tendiamo a giustificare o a sminuire, nel bene e nel male, i nostri competitor, a volte semplicemente parlando di loro, che siano amici o artisti famosi. Alcune situazioni sono addirittura diventati dei cliché, tipo l'amico che finalmente ha raggiunto un'altissima posizione lavorativa viene sminuito dalla maligna convinzione che ci sia riuscito solo perché faceva regali al suo capo o perché la sua famiglia conosceva bene il proprietario, come dire che anche noi ci saremmo riusciti se soltanto avessimo optato per quelle scorciatoie. Oppure il nostro artista preferito, accusato di molestie, viene giustificato dal pensiero che in fondo gliel'hanno servita su di un piatto d'argento. Schopenhauer ha detto: l'invidia è il segno sicuro del difetto. Dunque, se è rivolta ai meriti altrui, è il segno di difetto dei meriti propri. Dove voglio arrivare? Nell'osservazione dei competitor, ma in generale nell'osservazione degli altri, rischiamo di essere coinvolti in diversi modi. Potrebbe quindi accadere di diventare invidiosi. Quando ci dà fastidio il gap che esiste tra noi e chi stiamo osservando e vogliamo a tutti i costi diminuire questa distanza. Per farlo, invece di ricercare un forte miglioramento in noi stessi, auguriamo che qualcosa vada peggio all'altro. 2. Diventare estremamente pessimisti quando vediamo dei risultati nei risultati altrui un qualcosa che mai potremo raggiungere. Avere una visione distorta della realtà, quando percepiamo ogni insuccesso dell'altro come un nostro punto a favore, senza che però questo rappresenti un nostro risultato positivo. Diventare consapevoli. Quando chi sta ottenendo ottimi risultati diviene un modello per migliorare noi stessi e finalmente usiamo l'osservazione per avere esempi a cui riferirci. In precedenza ti ho chiesto di visualizzare il tuo risultato come già ottenuto, anche esagerando. Forse adesso puoi in parte visualizzare il tuo competitor come un riferimento per cercare di migliorarti. Sei tu stesso il tuo termine di paragone. Non cadere nell'equivoco dei primi tre esempi elencati, ma cerca piuttosto di allinearti all'ultima ipotesi descritta nella lista. Se non trovi competitor da osservare, cerca almeno di frequentare il più possibile persone che siano più brave di te, persone che stimi, che ritieni degli esempi, in qualsiasi campo e sotto qualsiasi punto di vista. Non accontentarti e attento a chi si accontenta troppo. Spesso la mediocrità, che non ha nulla di male, si nasconde nelle persone che avrebbero delle potenzialità, ma si accontentano troppo presto per la paura di restare deluse dal mancato raggiungimento dei loro obiettivi. Ti confesso che ho sempre fortemente disprezzato il detto mal comune mezzo gaudio, ritenendolo uno dei pensieri peggiori che si possano fare. A parer mio sarebbe più appropriato dir mal comune doppia sfiga, perché non c'è gaudio nel male comune. Se sto vivendo una situazione negativa e mi accorgo che la sta affrontando anche qualcun altro, la mia situazione effettivamente non migliora, peggiora solo la mia aspettativa e questo vuol dire rilanciare al ribasso. È invece valido il contrario, ovvero bene comune doppio gaudio. Questo sì che è un detto che mi piacerebbe esistesse. Se vedo qualcun altro vivere una situazione positiva, l'atteggiamento mentale di prenderlo come un riferimento positivo può portare anche me a vivere una situazione positiva e questo sì che è un miglioramento doppio. Pensa se realmente tutta la società vivesse in questo modo. Forse è soltanto una mia percezione. Comunque ti invito a riflettere anche su questo aspetto. Ogni volta che accade qualcosa di bello ed è di pubblico dominio, la condivisione del bello porta a un miglioramento di tutto ciò che lo circonda. Se il nostro vicino di casa dipinge la facciata, potremmo accorgerci che anche la nostra in effetti potrebbe averne bisogno. Il bello contagia. Il problema è quando, per invidia, c'è chi sporca la casa del vicino. Ci basti poi pensare alle notizie. Le brutte notizie viaggiano sempre molto più velocemente di quelle belle. Vorrei che facessero una legge che creasse un modello di comunicazione per telegiornali, radiogiornali e siti web basato sul 50%.
metà notizie di cronaca brutte, metà belle. Mi piacerebbe che all'ennesima notizia di una qualsiasi violenza seguisse la notizia di qualcuno che continua a fare opere di volontariato per le persone che ne hanno bisogno e cose del genere. Cercando di informarsi, si ha sempre a che fare con un numero di brutte notizie maggiore rispetto a quelle belle. Credo che le brutte riguardino almeno più del 90% del totale. Nel bene e nel male siamo in competizione. Un nuovo capitoletto. Non so se ti è mai capitato di notare cosa accade quando si è insieme ad altre persone e qualcuno racconta di avere un amico che è un fenomeno in qualche ambito. Immediatamente interviene un altro che rivela di avere un amico o un parente ancora più fenomenale, facendo leva sul rapporto che li avvicina. Forse anche un lontanissimo legame, tipo il cugino di un amico o di un conoscente. Se qualcun altro parla di una cosa tremenda che gli è capitata, ad esempio un problema di salute, un altro ancora, ma più probabilmente lo stesso galletto di prima, afferma che lui o qualcuno a lui vicino ha avuto problemi ben più gravi. Guarda caso, il più delle volte, tra i presenti c'è sempre chi conosce un illustre luminare della medicina specializzato nei problemi di cui si parla, che quasi certamente, qualora gli venisse chiesto il contatto del medico, risponderebbe che in fondo non sono così amici. Non so dirti se si tratti di empatia, di egocentrismo o di competizione, ma queste dinamiche accadono di frequente. Tu racconti di aver avuto un grosso problema aziendale con la finanza? Qualcuno ti dirà che il suo commercialista è un drago e che se glielo avessi chiesto avrebbe risolto tutti i tuoi problemi. Hai avuto un problema con il motore della tua auto? Il miglior amico di qualcun altro è un meccanico straordinario. Spesso ad avere questi atteggiamenti sono persone che, quando ti devono raccontare un avvenimento, prima trovano il modo per avvicinarlo a loro, così da personalizzarlo e renderlo speciale. Se ti devono raccontare la vicenda di un loro amico e siete nella modalità positiva, ti diranno quanto il loro amico sia straordinario. Se invece siete nella modalità negativa, ti rifileranno tutte le sue sfighe. Insomma, siamo spesso in competizione, nel bene e nel male. Naturalmente può essere una mia distorta visione. Comunque la maggior parte delle persone che frequento fa parte del mondo della musica e o dell'arte e quindi potrebbe essere una caratteristica più frequentemente riscontrabile in persone dall'ego ingombrante. Ne prendo atto prima ancora che qualcuno me lo faccia notare. Peraltro non è che io abbia un ego così striminzito. Mi piace stare sopra il palco ed essere al centro dell'attenzione. In compagnia difficile non accorgersi che ci sono. L'ego non solo ti fa esternare sempre il tuo pensiero, le tue opinioni, il tuo essere. L'ego ti fa pensare che gli altri interessi. A cosa portano queste riflessioni? Semplicemente a ricordarti di astenerti, se puoi, dal gareggiare in questi discorsi. E se proprio non puoi farne a meno, cerca di farlo soltanto in quelli che portano a qualcosa di positivo. Anche qui puoi pensare di pasturare, ma in modo sano. Sii onesto e trasparente, non ingigantire i tuoi racconti per risultare migliore o per essere più accettato del gruppo. Prova a usare l'autoironia e un po' di umorismo. Stai certo che l'equilibrio di questo atteggiamento verrà riconosciuto, apprezzato e valorizzato. Dale Carnegie ha detto: puoi farti più amici in 2 mesi interessandoti agli altri che in 2 anni tentando che gli altri si interessino a te. Di nuovo, ha detto, ricorda che la felicità non dipende da chi sei o da cosa hai, dipende solamente da cosa pensi. Ralph Emerson, non si è mai fatto nulla di grande senza entusiasmo. Questo è un aspetto interessante, non sempre la strada più lenta è la peggiore. No, non ti preoccupare, non ti propinerò la pappardella sul bello di una vita lenta e sui vantaggi di non affrettare i tempi, come probabilmente hai supposto dal titolo qui sopra. Quantomeno non lo farò in maniera melensa. Personalmente non mi piacciono molto le cose tirate troppo per le lunghe. Non dico di essere uno da tutto e subito, ma di certo per le cose importanti provo a rimanere concentrato e a fuoco, con la tendenza a essere uno da bianco o nero, non prediligendo troppo le mezze tinte. Sono perseverante, stando attento a non diventare ostinato. Tuttavia ho bisogno di vedere fin da subito dei risultati che mi diano delle indicazioni precise sulle potenzialità di riuscita di uno specifico progetto. Questo può essere un limite, me ne rendo conto. Ma non ho mai avuto la pretesa di essere perfetto e lo scopo di questo libro non è tentare di convincerti che io lo sia, bensì provare ad aiutarti a trovare delle chiavi di lettura per la tua vita.
Gran parte dei suggerimenti che ti ho dato fino a questo punto sono in effetti raccomandazioni che anch'io faccio a me stesso, perché c'è differenza tra essere consapevoli di una cosa e metterla in pratica, specialmente nei momenti di irrazionalità generati da venti contrari, in cui anch'io mi perdo e per i quali ho bisogno di ragionare per non avere reazioni sbagliate. Ancora una volta uno spunto di riflessione arriva dalla mia vita di musicista, in cui ho percorso molte centinaia di migliaia di chilometri, qualche milione di chilometri in totale, in tour, girovagando tra gli studi e facendo seminari. Ti parlerò di un viaggio da fare in camper o con una macchina sportiva verso una destinazione e sarà la metafora del compimento del percorso verso un nostro obiettivo. Facciamo un salto indietro a parecchi anni fa, a metà degli anni 90. Feci un tour estivo con Biagio Antonacci e in quell'occasione usammo il camper per gli spostamenti e per pernottare. A bordo con me c'erano il tastierista e arrangiatore Fabio Coppini e il fonico Stefano De Maio. In quegli anni la band aveva solitamente una o due auto in uso e ciascun equipaggio, in base alla distanza da casa e alla provenienza geografica dei musicisti, decideva come gestire pernottamenti e pasti. Molto diverso dai tour che facciamo adesso, per cui abbiamo già hotel pernottati, catering al seguito e tante altre comodità. Ovviamente eravamo abituati a tornare a casa a dormire, anche se dopo il concerto c'erano da fare 3 o 4 ore di viaggio. Di solito le prime 2 ore volavano via per l'adrenalina ancora in circolo dopo il concerto, poi però diventava sempre più difficile per il sopraggiungere di stanchezza e sonno, e per cui ci si faceva compagnia per aiutare chi aveva il compito di guidare quella notte. Peraltro gli autovelox erano rari, la patente non era a punti e di notte non era un grandissimo problema viaggiare un po' fortino, benché con responsabilità. Se invece eravamo lontani da casa, si cercava un hotel da cui poter raggiungere città vicine di più concerti per poi tornarci la notte ed evitare di viaggiare sempre con le valigie in macchina, magari un hotel confortevole con la piscina dove rilassarsi nei day off. Tutte queste abitudini vennero completamente sconvolte in occasione della tournée fatta con il camper. Siamo usciti dalle nostre case prima del primo concerto e siamo tornati soltanto alla fine del tour. Abbiamo sistemato i nostri vestiti e i nostri effetti personali negli armadi del camper, evitando così di aprire e chiudere la valigia ogni giorno ed evitando le corse e i lunghi rientri in macchina dopo i concerti. Tutto era estremamente più lento, così come preventivato fin dall'inizio. Il camper era un 6 posti, dunque in 3 si stava veramente comodi, e dopo le prime date iniziamo ad apprezzare sempre di più la scelta che avevamo fatto. C'è un aspetto poi che ebbi modo di osservare: la velocità del mezzo che si utilizza determina anche le strade da percorrere che si sceglieranno. Ecco quindi il punto della mia riflessione. Con il camper, che era veramente un bestione, raramente facevamo più di 90 o 100 km all'ora, anche in autostrada. Il mezzo, oltretutto, era decisamente vecchio e nonostante avessimo fatto sostituire i pneumatici, il fatto di non avere le ruote gemellate ci costringeva a viaggiare con estrema cautela. Detto questo, a prescindere dal fatto che l'autostrada è spesso la strada più diretta, ci siamo accorti che in parecchi casi percorrere belle statali con il limite a 90 non ci faceva perdere poi così tanto tempo. Utilizzare un mezzo non performante ti fa valutare in modo molto diverso le strade da percorrere e anche il come percorrerle. Se per un viaggio di 400 km consideri circa 4 ore di macchina, fare una veloce sosta all'autogrill non ti cambia un gran cre i programmi. Ma se devi uscire dall'autostrada per fare una deviazione o per pranzare in un ristorantino di un paese vicino che conosci, tutti i piani vengono sconvolti. Il conteggio è persino banale: se viaggi a 120 km orari e ti fermi per mezz'ora, in quel tempo avresti percorso 60 km. Se per lo stesso viaggio consideri di avere più tempo perché utilizzi un camper, una statale che ti permette di accorciare il percorso di 30 km, conteggiando 6 ore di viaggio, ti dà il tempo di respirare, sempre che i passeggeri del camper non vivano questa soluzione come uno stress, aspetto per cui in effetti sarebbe il caso di cambiare mezzo o stile di viaggio. Spesso questo tipo di risparmio sui chilometri avviene quando si devono percorrere due tratti di autostrada il cui tragitto forma una sorta di L, come se fossero i due cateti di un triangolo rettangolo, in cui la statale è, diciamo così, l'ipotenusa. Ammettendo che sulla statale non si riesca comunque a tenere una media più alta degli 80 km all'ora, già il medesimo chilometraggio fatto in autostrada a 90 o a 100 avrebbe un tempo di percorrenza totalmente stravolto. Ben altra cosa sarebbe se invece si viaggiasse in auto, con cui in autostrada si può andare decisamente più veloci. È scontato che anche un tragitto più lungo percorso in autostrada è più veloce a seguito alla velocità maggiore. Così quell'anno percorremmo tanta strada normale, vedendo tanti posti diversi da quelli che si vedono, o meglio, che non si vedono, in autostrada. I vantaggi di un viaggio in camper, insomma, si rivelarono davvero parecchi. Ed erano: meno stress. Finito il concerto partivamo con calma e a Stefano piaceva guidare di notte senza traffico. Migliore qualità della vita.
Al mattino, a volte ci svegliavamo al mare e facevamo colazione in posti fantastici prima di ripartire senza fretta. Risparmio per vitto e alloggio. In quegli anni i costi di hotel e vitto erano a carico nostro. Con questa soluzione risparmiavamo un bel po' e con pochi soldi ci facevamo da mangiare in camper, insalatone e pasta. E quello che spendevamo in una settimana era poco più di quello che avremmo speso in uno o due giorni mangiando in autogrill o in ristoranti. Risparmi sul costo dei viaggi. Viaggiando su strade più brevi e percorrendo dunque meno chilometri, avevamo un drastico taglio dei costi dei pedaggi autostradali e del carburante. Tempo guadagnato. Durante quel tour ho avuto modo di scrivere il mio album Progetto Fusione 2, La Vendemmia, e ho avuto tempo di leggere anche qualche libro. I viaggi erano lunghi, ma ci si alternava alla guida e sugli ampi divani del camper c'era modo di vivere bene. Tutto ciò ovviamente aveva senso perché facevamo veramente tantissimi concerti, mai meno di 3 o 4 a settimana, per circa 3 mesi. Se ci fossero stati 1 o 2 concerti a settimana o lunghi periodi di off, l'intero progetto camper non sarebbe stato possibile, poiché sarebbero mancati i presupposti fondamentali affinché funzionasse. Tratto da selezione del Reader's Digest del 92. È bello scalare una montagna anche se non raggiungiamo la vetta. Salendo ammiriamo una splendida vista e l'esperienza che facciamo ci aiuterà ad arrivare un po' più in alto la prossima volta che affronteremo la scalata. Una riflessione. Cosa si può imparare da questo racconto? Come ho specificato in precedenza, il touring camper è la metafora di un viaggio verso uno dei nostri obiettivi. Ripensiamo ai dettagli di quanto scritto per valutare sotto una diversa luce i passi da fare. Il mezzo. Il camper siamo noi, l'insieme delle nostre capacità, il comprendere quale sia la nostra comfort zone, se siamo cioè più da corsa a tutto gas in autostrada o se preferiamo apprezzare il paesaggio e i comfort di un tragitto in statale. Non c'è una soluzione più giusta dell'altra, ma dobbiamo optare per quella a noi più consona, perché il viaggio potrebbe essere molto lungo e dobbiamo garantirci una certa sostenibilità per non affaticare il nostro fisico e la nostra psiche e per evitare di assumere atteggiamenti a noi non affini. Il budget. Il mezzo più veloce è più prestigioso e ci fa risparmiare tempo, ma è di certo più dispendioso. Lungo il nostro percorso personale dobbiamo valutare la sostenibilità dei costi, considerando attentamente se possiamo permetterceli oppure no, anche perché potremmo non raggiungere immediatamente i nostri scopi. Se non siamo in grado di far fronte a tali spese, allora probabilmente la strada più veloce percorsa da un mezzo più veloce non fa per noi. Inoltre, non avremmo l'esperienza e le caratteristiche per ripiegare sul percorso lento, poiché non sarebbe una scelta consapevole, ma la conseguenza di un'azione non ben calibrata. Il tempo, le tappe. Quale orizzonte temporale ti sei dato per raggiungere il tuo scopo? Da quali segnali puoi capire fin da subito se per te è raggiungibile? Quante tappe pensi ti serviranno per avvicinarti al tuo obiettivo? Tieni presente che in alcuni casi un mezzo lento potrebbe anche essere più costoso di un mezzo veloce. Come ti ho già spiegato, se per il tour in camper i concerti fossero stati 1 o 2 a settimana, tutti i vantaggi di quella soluzione sarebbero stati invalidati. È importante quindi operare le scelte in base alle esigenze di una pianificazione attenta. Tempo per prepararsi al successo. A seconda del mezzo scelto, la strada verso il raggiungimento del tuo obiettivo può essere più rapida o più lenta. È necessario valutare di arrivare forti all'obiettivo per essere in grado di sostenere la responsabilità che ne deriva. Se le idee di sostenibilità saranno state tenute in considerazione, si potrà essere pronti per il successo. Fatta questa metafora tra il camper e i nostri obiettivi, volevo precisare che quello è stato l'unico tour che ho fatto in camper. I successivi, e ce ne sono stati tanti, li ho fatti con mezzi differenti, semplicemente perché mancavano i presupposti affinché questa soluzione potesse essere sostenibile, ancora questo termine. Una variabile importante da considerare è che un tour che ti porta lontano da casa dal primo all'ultimo giorno si può fare solo dopo aver valutato l'impatto che questo potrebbe avere sulle dinamiche familiari, nel caso si abbia una fidanzata, una compagna, una moglie e o figli o comunque persone care di cui prendersi cura. Gli altri aspetti legati allo stress e all'economia andranno valutati di conseguenza. Catone, il censore, disse: «Evita ciò che cede la misura e ricordati di accontentarti del poco. Più sicura è la nave trasportata da una corrente moderata». Pazienza. Lungo il percorso verso gli obiettivi che ci siamo posti, dobbiamo tener conto che ci sono risultati che purtroppo non sono immediatamente visibili o apprezzabili.
Anzi, a volte potrebbero addirittura apparire negativi. La pazienza, insieme alle altre qualità che stiamo analizzando in queste pagine, è determinante. Ti faccio un esempio estremamente chiaro. Ipotizziamo di aver preso la decisione di perdere qualche chilo per rimetterci in forma e che per questo ci siamo iscritti in palestra. Dopo il primo giorno di allenamento con il personal trainer, non potremo certamente vedere dei risultati allo specchio e dopo il secondo potremo avere perfino dolori qua e là. Neppure dopo gli allenamenti successivi noteremo risultati evidenti e i dolori potrebbero anche aumentare, così per diversi giorni. Di certo, se non considerassimo questi segnali come frammenti di un lungo percorso, dovremmo reputarli risultati negativi. Eppure sappiamo che l'impegno profuso ci porterà con pazienza a raggiungerne di positivi, benché in un tempo non precisato. Potranno essere visibili o meno, ma noi li percepiremo perché ci sentiremo più sicuri, più forti e meno stanchi. Dobbiamo pensare che ci sono parti di percorso verso il nostro successo che hanno un senso solo se interpretate, supportate e sopportate con pazienza e lungimiranza. Se un'attività, qualunque essa sia, non produce risultati evidenti nell'immediato, non significa che sia sbagliata, ma nel caso lo ritenessimo, a causa di questo apparente deficit, prima di abbandonarla è opportuno accertarsi che non sia propedeutica a qualcosa che ci interessa. È molto importante raggiungere un equilibrio per impiegare in modo corretto il tempo invece di perderlo. E siamo arrivati a pagina 100. Ok, siamo oltre un terzo della nostra lettura. Alla prossima.